birre natalizie, presepi, addobbi e simpatiche idee regalo, ma soprattutto corsi di cake design. Il meglio dell'artigianato astigiano torna in fiera dal 14 al 16 dicembre con il Salone del Dolce Natale organizzato dall'associazione Eventi Più in collaborazione con Confartigianato nello spazio Vinci ad Asti. 20 bancarelle di artigiani locali, un occhio di riguardo lo si avrà per i più golosi con spazi dedicati alla cucina e alle degustazioni di prodotti tipici. L'arte entrerà in scena con la mostra fotografica a cura del circolo Romolo Nazzaro di Poirino, mentre i ragazzi del liceo artistico Benedetto Alfieri di Asti esporranno le proprie opere. È una delle prime volte che tantissimi attori del territorio convergono per creare qualcosa di nuovo che dia un po' di visibilità alle aziende, al territorio e al sociale. In collaborazione con l'Associazione Italiana di Cake Designer, sabato e domenica mattina saranno organizzati corsi di decorazione artistica e di torte, mentre un concorso premierà l'artigiano più abile, l'artista più intraprendente e la torta più originale. Si tratta di un evento fieristico dove ci saranno degli stand che venderanno i loro prodotti, stand dolciari, di oggettistica natalizia, di presepi natalizi, dove si potrà mangiare, si potrà girare, si potrà ascoltare della musica dal vivo. Il pomeriggio della domenica sarà dedicato interamente ai bambini con animazioni a tema, un appuntamento imperdibile dunque assicurano dal comune che patrocina l'iniziativa, un modo per immergersi nell'atmosfera natalizia a poche settimane dalle feste. Il 2012 per noi è un Natale test, noi abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli eventi che nei prossimi giorni si svolgeranno nella città di Asti, grazie alle associazioni di categoria, alle associazioni culturali e alle iniziative dei singoli privati. Noi vediamo che nei prossimi 15 giorni sono oltre 30 gli appuntamenti che si susseguiranno sulla città. Il Salone del Dolce Natale sarà aperto venerdì 14 dalle 18 del pomeriggio fino alle 24. Sabato e domenica l'apertura sarà invece dalle 10 del mattino, ingresso libero.